preparato nemmeno io, quindi molto probabilmente se volete fate le domande a Fede Che ci penso io? che ci Oppure penso facciamo io. intervenire Luca Basile, che è Sì. sempre alla regia, e facciamo parlare lui, Luca insomma. è come il professore della casa di carta, Sempre, è sai? sempre preparato su tutto, quindi ha sempre l'asso nella manica, quindi ci può salvare da ogni Sì, situazione. Intanto salutiamo sempre. Evian, che si è appena collegato, Sempre in diretta, Evian, sempre in diretta. Salutiamo eh? tutti i ragazzi che sono collegati in questo momento in streaming sui social. Mi è appena caduta una cosa a terra. Sì, Ma bravo, bravo. non manca la buona musica anche questo pomeriggio. Partiamo subito Che con profondo. J-Ax. Sei profondissimo comunque. Ciao Ciao ragazzi. Saciccio! Allora, se oggi ci vedo un po' spenti è perché non stiamo andando bene né io né Fede. Con l'arrivo di questa finta primavera, in pratica, Sì, soprattutto io. ci stanno fregando. Un po' più piano, un po' più piano. Quindi parliamo di illegale, tipo, questo tempo è illegale. Infatti, tipo Federico è illegale. Io sono molto Anzi, illegale. no, ho Molto sbagliato. spesso. Vedere Federico spento così, È quando sta male, è illegale. È illegale. illegale, è Quindi. illegale. Ciao Marica, ciao Giulia. Comunque, avevamo pensato Antonietta. a una sorta di far finta di sentirci male in diretta per fare audience, Sì, no? infatti, così almeno non dobbiamo E necessariamente dirvi troppe cose. poi magari. Così facciamo finta di niente, facciamo finta. Ciao Martina! C'è Agnese pure collegata oggi? Ciao, ciao Come Agnese. mai? Ok, Poco ciao ci vediamo. Dennis. Stiamo Ciao veramente ragazzi. male, lo Oggi voglio sta. dire. Però nonostante tutto, nonostante stiamo così male, siamo ancora con voi, non vi abbandoniamo, continuiamo a stare con voi. Soprattutto Federico nel computer, voi non potete vedere, ma io vedo, mi fa vedere immagini 8, quindi per favore state attenti a quel Federico. Ah, ok. Ah, Ho scherzando scoperto che a con Fede piacciono le donne palestrate, ma esageratamente No, però, eh. no. Con un po' di bodybuilding, quindi. Questa tosse, sai, mischia Sì. batteri in tutta la radio. Sì, infatti così tutti quelli che entreranno qua saranno male. Per una Ciao settimana Sandrina. forse non faremo programmi in diretta Può perché essere. può succedere, può succedere. Allora, intanto oggi, quindi noi abbiamo anticipato, Ho passato. appena trovato una notizia fantastica. Devo andare in America. Vuole andare in America, mi piace, mi piace, mi piace. Ciao Enrica! Sentitevi la musica, ragazzi. Questo è J-Ax Timberland Pro. Oggi c'è buona musica comunque, quindi ascoltate la diretta anche in radio, che si sente bene la musica pure. Sì. Ciao. Sono sempre. Ciao Maria Chiara! Mi sorvegli, eh? Lo so che mi sorvegli. Ciao Alberto! Beep, ci vuole un beep qua, no? Sul culo? Sì, Sul culo si no? può Si può dire. dire? No, Allora, voglio vedere a te durante una serata, Andrea qualcosa. Frena, ti aspetto! Parla sempre di Annunci. Ciao Angelo! Comunque oggi vogliamo regalare anche una cosa, questo buono. Non ci ha messo il Papa. Sono praticamente 6 teste di turco. Non può far andare, la seconda. La seconda, guarda. 6 teste di turco. Ma dov'è che è questo posto? A Scicli. Ah, vabbè, il buono l'ho vinto io, ragazzi. Sì, infatti. Facciamo che io ho vinto. Facciamo così. 6 teste di turco alla crema. Sì. Ok, ho trovato una bella cosa. Ragazzi, questo è Justin Bieber di Sheeran. La nuova di Justin Bieber e I Sheeran. don't care, giusto? Anche Ho visto, sono bravo, mi sono. in inglese, Sì, ragazzi. ragazzi, non si scherza. Anzi, per chi vuole un corso di madrelingua, c'è Federico che me lo fa, non ci sono io. Io Sei io. sto
sto vedendo mentre qua delle cose, molto simpatico. Justin Bieber, It's Sheer. Agnese Guarrasi è anche dall'altra parte. E anche Luca Basile ci sta guardando, attenzione, hai visto? Ci sorveglia sia video che insomma tutto. No, guarda che cosa sono preso, guarda dei messaggi, no? Ok, leggi questo qua. Sì, perché abbiamo gli stessi maglioncini, quasi. Quasi. E la cosa strana è che stiamo tutti male oggi, quindi c'è quel quadro che non cosa, ragazzi. Sì, Totò Cutugno, mio sorello. This is Totò Cutugno. Quiz. Ok, aspetta, era a scuola, no? Facevamo fare le interpretazioni di inglese e mi facevano this is a quello di Genova. Oh, bruttissimo questa differenza tra l'italiano e il madrelingua. Abbiamo comprato un bot per raddoppiare in un secondo, visto? Ragazzi, allora ve lo diciamo pure qui, c'è la possibilità di vincere questo buono. Sei teste di turco, no, una pasticceria di Andrea Giannone. Sei teste di turco, non di altro. Che non è una parolaccia. Infatti, il testa di turco è un dolce, è un dolce tipico di Scicli, quindi delle nostre zone. Alla crema però, solo alla crema. Ciao, problemi di cuore. Ciao Giorgio. Ciao Sabina. Sabina, ti aspettiamo qualche volta in diretta. Te già te l'ho detto. Ti aspettiamo. È l'amministratrice del gruppo. Quindi salutiamo tutto il gruppo Sei di Modica 2.0 che ci seguite. Un bacio e un abbraccio, raga. E questa era I Don't Care, Ed Sheeran e Justin Bieber, che è tornato Justin Bieber dopo una lunga pausa. È tornata alla grande perché già insieme a Ed Sheeran hanno fatto 10,9 milioni di streaming su Spotify, già è un record. Hai capito? Quindi, insomma, il biondo? Il biondino spacca il biondino. Sempre, è andato via per un po', però è ritornato e quando ritorna Justin Bieber, insomma, ritorna Justin Bieber. Comunque è stato calunniato perché molte persone lo odiavano. Sì, il successo e la fama gli ha dato un po' alla testa, difatti oggi parlando di illegalità, lui è stato molto illegale nella gioventù, è ancora molto giovane, però già a 19 anni è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, quindi figurati tu se... Comunque è un personaggio che deve, diciamo, dare il buon esempio. Buon esempio, piuttosto lo ha fatto. Si è fatto arrestare a 19 anni facendo una gara con la sua Lamborghini contro una Ferrari all'uscita di un locale di Miami, quindi considera, insomma. Vabbè, se tu hai una Lamborghini... Se io ho una Lamborghini, insomma, sì, vado a correre a Miami con la mia Lamborghini. Lo facevi pure tu, quindi lo sappiamo. Un giorno avrò anche io una Lamborghini finta, modellino, se riuscirò a comprare. Te lo regalo io per comunque sì, diciamo che questa... accoppiata Justin Bieber e Ed Sheeran è molto strana, perché Ed Sheeran è molto ma molto legale rispetto a Justin Bieber, perché lui insomma, i due estremi, sì, sono i due estremi. Lui è molto precisino, Ed Sheeran già è sposato, ha soli 23 anni, è già sposato, ama la sua donna da quando aveva 14 anni, insomma molto legale rispetto a Justin Bieber, che invece ne ha fatte un botto, una dopo l'altra. Sì, una dopo l'altra, lui insomma, si diverte un po' di più, no? Si diverte un po' di più, diciamo che ovviamente dopo aver avuto questo successo così, insomma, esagerato già alla giovane età,
è normale che magari, sai, c'è certo, qualcuno dà la testa, un po' come tutti. Un po' come Kevin di Mamma ha perso l'aereo, che insomma... Che lui ha perso. Ha perso tutto. Ha perso l'aereo davvero. Purtroppo succede, questo è il successo che molto spesso non si riesce a controllare. Tipo come fai tu in pratica? Tipo come faccio da io, quando sì, hai fatto sì, questo sì, successo? Da quando ho fatto il successo, salutiamo anche Lorenzo Poidomani, che lui è molto legale, sì, sì, diciamo. Ci sta guardando, lo abbracciamo. Salutiamo, ti abbracciamo Lorenzo. E continuiamo con la musica e dopo vi diciamo cose legali e illegali. Adesso Izzy con Sfera Ebbasta, 48 ore. Vai. Ieri non siete in palestra, Andrea facevo palestra, ho sentito questa canzone, quindi... Guarda, canzone ti faccio ascoltare io. Ciao Daniele! Allora, dobbiamo regalare questo buono. Sono sei testi di tocca alla crema per ritirare da Andrea Giannone a Scilli. Quindi le regaliamo a chi? Chi le regaliamo? Le regaliamo a chi vuole ingrassare. A chi vuole ingrassare. Perché quindi vuole fare la prova costume abbastanza in forma. Quindi chi scrive voglio ingrassare, il primo che scrive voglio ingrassare sulle dirette vince il buono. Il primo, la prima persona. Che voglio ingrassare, vince un premio per 6 testi di turco che sono i vignegoli grandi alla crema. Buonissimi, e soprattutto sono 6 teste di turco. Di turco, non so, pensate non altro so, perché non è così. Ciao Inna Voi, ciao Rosa. Ragazzi, ma siete tantissimi ormai il mercoledì. Alessandro vuole ingrassare, hanno già vinto. Quindi hanno già vinto il premio. Mi dispiace. Alessandra, hai vinto, poi te lo faccio avere. Alessandra, non hai paura della prova costume? Non ha paura della prova costume. Forse non hai visto la prova della volta scorsa, se no, un po' di ansia. Inna Voi chi vuole ingrassare. Inna Voi chi vuole ingrassare, ma purtroppo sei arrivato in ritardo. Mi dispiace, quindi sei arrivato in ritardo. Ti proponiamo una cosa. Ti metti d'accordo con Alessandra. E vedi dividete, 3, 2, 3. 3. E ci siamo, secondo me. Intanto se devi la canzone, Izzy e Sfera Ebbasta, 48 ore, 48H. Allora tra poco vi diremo un sacco di cose interessanti, quindi rimanete sintonizzati e... Ciao Pietro! Rimanete sintonizzati che praticamente vi diciamo delle cose interessanti che io ho trovato su internet. Samuele ovviamente ha trovato cose serie, io ho trovato cose... È sempre... Una... meno serie ma carine. Allora perché ci siamo chiamati Double Face secondo voi? Perché noi siamo uguali, però abbiamo la doppia faccia della medaglia. Sono io... sono quello legale, lui è quello illegale. Sì, sempre. Sempre. Infatti vi stiamo sbalordendo secondo me con le nostre puntate. Sì, eh? Sì. A voglia. Ciao Irene, ciao Luca, ciao Jessica. Ciao Andrea. Che è successo? Stiamo entrando. Entriamo. Occhio. È andata, la cuffia voleva scappare dalle mie orecchie. E allora siamo tornati in diretta. Lorenzo ci dice che vuole una cena offerta per ingrassare, non la crema. Cioè non vuole la crema, ma vuole una cena sostanziosa per ingrassare. Tipo, l'ultima volta Lorenzo ha partecipato a un contest, aveva un panino da 1,5 kg, non è riuscito a mangiarlo, quindi insomma... Sì, ho visto qualcosa sui social. Lo possiamo invitare, sì. Non è un mangione. Non possiamo invitare invece Natalino. Che è stato il vincitore. Buriana che ha vinto, insomma. Lo salutiamo, che lui è il nostro caro amico. Un panino di 1,5 kg più o meno di carne contenente all'interno. Comunque, stiamo parlando di legale e legale. Tipo, il panino era illegale. ci sono delle cose che sono legali per esempio in Italia, sì, ma illegali in America, per sono esempio. Sono tante le cose. Ti dico un paio di cose che ricordo così. Okay. Per esempio in America, per questo voglio andare in America, no sto scherzando, le donne possono camminare liberamente in topless per strada, nulla può dire niente. Hai capito. Quindi hai tranquillamente capito. Possono andare, sì, vedi Luca sta programmando già la gita in America. La fuga, sì, ma, sì, sì. Una sorta di fuiuta, una no? sorta di fuiuta, fuitina si dice. Fuitina. Quindi insomma, si può liberamente camminare nudi.
Sì. Per quanto riguarda invece i locali pubblici, è necessario che, insomma, il proprietario del locale ti autorizzi per entrare in topless, per esempio. Okay. Quindi questa è una cosa, insomma, legale e illegale. Poi te ne dico un'altra importantissima, meno male che in Italia non è così. In Italia è illegale dare nomi strani ai figli. Cioè, per esempio, non puoi chiamare tuo figlio Spider-Man o non puoi chiamare tuo figlio Batman. In Italia? In Italia. Mentre in America puoi farlo. Ah, peccato. Cioè, questo è libero. Ah, ho capito. Quindi non potrai mai chiamare, se nasce in Italia tuo figlio, Batman oppure Sailor Moon. Peccato, io lo volevo chiamare... Non è possibile, fortunatamente non è possibile. Non l'uomo, è possibile. L'uomo pietra, sai? L'uomo pietra non lo puoi nominare neanche. No, no, no. Comunque, ritorniamo. C'è qualcos'altro da dirci? Guarda, poi ci sono un sacco di cose, ma ora te le dico dopo. Tipo costruirsi un'arma, tipo avere un lanciafiamme, un sacco di cose. Ho visto una cosa, sai, sculacciare gli scolari. Avere una tigre per animale domestico, per esempio. Negli USA si può fare. Alcuni lo vietano, alcuni stati lo vietano, altri no. In Italia non si può fare, quindi nessuno può avere una tigre. Ah. Mi dispiace. Quindi, ciao Andrea. Allora, io invece, no? Ritorniamo all'argomentazione principale. Sì. Perché noi stiamo parlando di legalità e illegalità? Perché abbiamo deciso questa puntata con Fede, sempre perché l'ho fatto aspettare io naturalmente, certo, un quarto d'ora, perché certo, purtroppo è così. Per il semplice motivo di quello che sta succedendo in Italia in questi giorni, no? Sì. Visto che il vice premier Salvini ha vietato la vendita della cannabis light, la cosiddetta cannabis legale qui in Italia. Quindi ci sono tanti pro e tanti contro su questo discorso. Molti piangeranno su questa cosa. Tipo J-Ax, che nella canzone di prima, Tim Brand Pro, dice che ha una droga legale, sì, col suo nome. Mi sa che adesso... Infatti, però la domanda è un'altra. Perché tutto il mondo si sta adeguando in questo momento a, diciamo, la cosiddetta cannabis light? E non solo, perché alcuni paesi, tipo l'Olanda, la California, questi qua invece... hanno la vendita di legale della cannabis che non è light, che è la cannabis vera e propria. Vera, no? E propria, allora possono farlo, noi siamo sempre indietro. Noi siamo sempre indietro, sì. Infatti il discorso è questo, perché possiamo vendere le sigarette, possiamo vendere l'alcol, possiamo vendere tutte queste cose che comunque sono ritenute morali, ok? Da parte della comunità, da parte della società in generale. E poi invece la cannabis, che in questo caso... e farebbe lavorare molte persone, parlo di quella light naturalmente, e toglierebbe soldi, alla malavita, soprattutto questa è la cosa fondamentale, viene ancora oggi vista immorale da parte della comunità, da parte della società, e per questo viene, diciamo, esclusa, non viene resa possibile la vendita. Quindi questa è una cosa illegale e legale. Abbiamo scoperto che Samuele Cannizzaro è un consumatore abituale di cannabis, perché ne parla con gli occhi lucidi, lo vedo romantico. Sì, comunque purtroppo in Italia siamo così, sì, abbiamo tanti pregiudizi su tante cose. Un'altra cosa che volevo dire rispetto a queste cose, perché ieri mi sono fatto una bella ricerca su questo, mi interessa. Bellissimo. La prostituzione, ah, ok? Ti sei informato sulla prostituzione? Mi sono informato sulle cose che sono ritenute immorali da parte della comunità in Italia, ma in realtà negli altri paesi e soprattutto anche qui sono cose normali, perché aiuterebbero a combattere la criminalità in questo caso. Certo, capito? Sì. Quindi perché la prostituzione, se qualcuno se ne va, se tu Fede... Sì, io. Vai a prostitute, no? O vado a prostituirmi? Ok, no, se vai a prostitute... Ah, sì? Non fa niente, ok? Ok. Non è ripercussione da parte della legge. Non mi succede niente. Sì. Ok, buono saperlo. Ok, però se ti prostituisci, sì. Ah, quindi se attenzione, mi prostituisci, sì. Quindi non mi posso prostituire, bensì posso andarci. Sì. Beh, buono saperlo, lo diciamo anche al nostro ascoltatore. Abbiamo dato un po' di info. Lo diciamo anche a Luca, insomma, ma lui no. Luca sta attento. Lui dice no, non è possibile. Abbiamo un po' di foto, Luca. Abbiamo un po' di foto, poi le pubblichiamo. Stiamo scherzando, perché qua... No, stiamo scherzando. Comunque, si ritorna con la pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Tra poco. Ok. Ciao Deborah, ciao Sofia. Ciao Davide. Ciao Federica. Sono nato in America. Ciao Innavoi che ci scrive che è nato ciao in America. Infatti si chiama così per questo. Poi ciao Fede. Ah, dobbiamo fare gli auguri a Federico. Oggi fai il compleanno. Fresca Polara fa il compleanno. Fede, scrivici quanti anni fai, che ora ti facciamo gli auguri in diretta radio, in diretta FM. Ma non è necessario sapere quanti anni fa. No, è il bello è questo. Allora qual è la cosa? Sono d'accordo. Il bello è questo.
Allora, stiamo parlando di cose legali e illegali. Se non avete ascoltato, praticamente in America ci sono delle cose che sono legali, dovrebbero esserlo pure in Italia. Tipo girare in topless. Sì. Tipo cosa c'era? C'era anche chiamare il proprio figlio Spider-Man o Wonder Woman. Per esempio in America si può fare, invece in Italia non si può fare. Sì. Meno male, perché altrimenti questo, che cos'è questa cosa in pratica? Tutto questo. Queste sono le differenze tra Europa e Italia. Bello. Anche praticamente comprare ormoni, per esempio. Okay. In Italia non è, è vietata la vendita nelle farmacie, per esempio. Sì. Poi c'è anche lampadina incandescenza. Sì. Non so dove siano illegale, mi secca leggere. Potete leggere, eccetera. Sacchetti di plastica lo sappiamo, che in Italia ci sono un sacco di problemi, ma è giusto così. C'è anche le bibite colorate artificialmente. Attenzione, quindi... Praticamente può causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, oltre che schizofrenia e problemi di crescita. Quindi Federico vi sta dando un po' di info per quanto riguarda... Cioè, praticamente non bevete le bibite colorate artificialmente perché causano schizofrenia. Ora capisco tante cose. Quante ne hai bevute? Quante ne hai bevute? Dimmi. Tra l'altro in America è legale. Cioè si possono vogliono una popolazione schizofrenica. Sì, infatti. Hanno questa voglia. Noi non abbiamo voglia perché ce l'abbiamo abbastanza di schizofrenici in giro, no? È grave, sarebbe grave avere tanti schizofrenici. Sì, infatti. Nuovo business, aprire tanti manicomi. Comunque sono un sacco di cose, andatevele a cercare perché sono interessanti. Molto interessanti. Infatti, ma c'è tanto, è un discorso ampissimo su quello, su questo fattore della legalità e illegalità. Per esempio, se vogliamo fare un discorso più serio, quante cose sono legali in molte parti del mondo, come per esempio nel Medio Oriente, come la vendita di bambini, la vendita degli schiavi. Ci sono tantissime cose che ancora oggi sono legali. Legali, quindi... Capelli a punta, sì. Tu lo sai praticamente che in America è vietato vendere Kinder Sorpresa? Non lo sapevo, non capisco il motivo. Non ci credete, ma in America non si possono vendere Kinder a sorpresa. Incredibile. Vediamo se trovo qualcosa pure io. In Australia i film porno sono vietati, i film porno con attrici con tette piccole. No. Non so se mi spiego. Tutto quello che amo fare è immorale. Illegale. O illegale. Comunque, in questo momento c'è la pubblicità, stiamo per tornare. E stiamo parlando delle cose legali e illegali. Tra poco parleremo della rabbia. Della rabbia. No, la rabbia saudita. Ciao Rino. Federico, in America sarebbe illegalissimo. Purtroppo in Italia, anzi a Modica. E infatti a Fede ce lo stiamo liquidando. Salvo, tu dovresti ringraziare di essere mio amico. Cioè dovresti ogni giorno alzarti, cioè ti devi alzare ogni giorno e ringraziare perché sei mio amico. Fallo. Parole taglienti queste qui, eh? È vero, io gli do un sacco di cose belle. Buono, questa è una cosa buona, no? Evian Ruta Official. Evian Ruta che non ti abbiamo visto commentare oggi. Sì, infatti Evian... non hai scritto niente Evian. Quindi vuole partecipare in diretta. Oggi lo facciamo partecipare. Ti facciamo partecipare in diretta. Dov'è? Arriva. In attesa di Evian. Ma è Evian o Evian? Evian. Entriamo? Oh, mettiamo la musica. Ciao Max. Per 4 ore. Ciao
vuole diventare milionario il nostro Federico. Magari. Ci vuole, dove possiamo fare un quizzone, no? Poi il radio, non so, vuole essere milionario. Chi vuole essere milionario? Con la musica però, tramite la musica. Un quizzone, con la musica. Dove tutti dovrebbero essere preparati. Vabbè, mettiamo in ballo qualcosa di bello. Ci penso io. Questa è la nuova canzone di Clementina e Fabri Fibra, con un milione. Sì, Ale, sì, sì, te lo do, te lo do. Ovviamente, l'hai vinto, è qua. Sono 6 di sinistra alla crema. Alessandro mi ha vinto. Evian! Evian! Non ti vediamo bene. Ma sei nero, Evian? Sì, nero, sì. Sembri nero, Evian. Ora sei bianco. Evian, questa te la dedichiamo, canzone, va bene? Chi vuole essere milionario? Magari un giorno, ma che facciamo? Ma che da un primo fumatore? Cosa è successo? Ciao capo, vedete che abbassiamo la musica. Abbassi la musica. Abbassi poco poco. Che ti è successo? Te l'hanno tagliata! Menchia, guarda come fai. Quindi ti hanno tagliato la strada. Beh, dai, sono esperienze. È come quando cadi da bambino con la bicicletta e ti dicono che diventi più grande. Comunque siamo tornati in diretta. Ci sentiamo dopo. A dopo. E allora siamo tornati in diretta, oggi a Double Face stiamo parlando di legalità e illegalità. Già abbiamo dato un po' di nozioni, un po' di notizie importanti, abbiamo fatto la differenza tra cose che sono illegali in America e cose che sono illegali negli Stati Uniti. Per esempio, ne ho trovato un'altra e ve la dico, praticamente in America è vietato il Kinder Sorpresa. Ve lo immaginate? Vi immaginate? Sono state arrestate persone per aver praticamente provato ad entrare dentro gli Stati Uniti il Kinder Sorpresa. Cioè. Non so per quale motivo, magari ci informeremo e ve lo faremo sapere. È illegale, veramente, una cosa del genere. È illegale rendere illegale il Kinder Sorpresa, una cosa strana. Ma tu te la immagini una vita senza... Senza Kinder Sorpresa, senza i giocattolini del Kinder Sorpresa. Sarebbe stata una cosa, un'infanzia strana. Sì, infanzia strana. Io avevo uno scatolo pieno di sorpresine del Kinder Sorpresa. Non so perché, mi c'ho un fastidio alla cuffia. Sì, anche io, ma sarai tu. Sei tu praticamente, sei tu. Niente, comunque, oltre a parlare di legalità e illegalità, volevamo parlare anche di rabbia, perché ovviamente ciò che è illegale può provocare, o legale, può provocare anche rabbia. Una forte rabbia. Una forte rabbia. Difatti, molto spesso ci arrabbiamo perché qualcuno fa qualcosa che a noi non sta bene. Sì. Per esempio, quando qualcuno cammina troppo piano con l'auto, per esempio. Per questo esempio. A me da di matto. Oppure, di per matto. Esempio, quando sei in fila, no? E sono due corsie. Quello che mi è successo ieri, quindi mi sono giustificato così perché l'ho fatto aspettare, certo, qualche minuto in più, sì. Qualche 15 minuti in più. Vabbè, non ci fare caso. Per esempio, da rabbia una cosa illegale dovrebbe essere ritardare. Cioè, se io ti do un orario, tu dovresti rispettarlo, altrimenti dovresti pagare una penalità. Mamma mia. Di vita, è importante. Sei tedesco comunque. Sì, perché il tempo è prezioso, ragazzi. Il tempo è oro, è vero. Il tempo è oro. Però ho chiesto scusa. Ho chiesto scusa che non bastano le scuse per quando si ritarda così tanto. Io ho chiesto come posso farmi perdonare, mi ha detto lascia stare. Quindi non puoi. Non posso. Puoi. Se fossi stata donna, forse avresti avuto modo di poterti fare perdonare, ma visto che tu sei un uomo, sei quasi sposato e tutto, non è possibile fare. Giusto. Questo. Max scrive esatto, perché ne sa qualcosa pure. Ne sa qualcosa dei ritardi di Samuele, ma credo che chi conosce Samuele sa quanto sia ritardatario, purtroppo. Grazie. Comunque, un'altra cosa illegale, ti stavo dicendo, è quando tu stai camminando, stai facendo una fila di magari 10-15 minuti in questo caso, no? A un certo punto arriva una macchina dalla corsia vicino opposta. Alla tua,
che deve andare in un'altra direzione, invece entra con la freccia, taglia il posto, taglia dopo che ti hai fatto due ore e dici... Tra l'altro se suoni si arrabbia, sì, può capitare anche oppure, questo. Oppure la mattina quando ti svegli, giusto, sai, magari capita di aver scordato le ciabatte, quindi sei scalzo, col mignolino vai a sbattere nello spigoli. Spigolo della porta. Sì, questo capita, quello dovrebbe essere illegale pure. Poi, salutiamo Gabriele Bidre, che ciao, è Gabriele, illegale pure lui. È illegale pure lui. Sì, e sì, facciamo gli auguri a Federico Frascapolara, che oggi fa il compleanno, non ci ha voluto dire quanti anni fa, perché vuole rimanere sì, nell'anonimato. Però intanto un buon compleanno, quindi Max continua a mettere nella piaga scrivendo Samuele è in ritardo, quindi sono d'accordo. Ok, sono grazie. Comunque diciamo, la domanda del giorno è: cosa ti fa più arrabbiare? Quindi ve la rivolgiamo a voi, fatecelo sapere, cosa vi fa più arrabbiare. Scrivetecelo, dopo ve lo dico io cosa mi fa più arrabbiare. E mi ha fatto paura. Comunque andiamo non... con la musica. Andiamo. La cosa è grande, proprio buffa con così. E c'è qualcosa in mano. Ciao Salvo! Questo è Eminem. Ma non ti dico qua, perché il problema è a toccarti qualcosa che non dovrei. No, buono. No, ma è... Sono uguale. Bellissima canzone. Bellissima canzone. Eminem, Chill Calypso. Io. Bravissimo. Ciao Cristina. E quando oggi ce lo facciamo con lo dalmazzino? Sì, ma non credo, no. Cosa sono? Che pare. Ma cosa c'è subito dopo? Questo. No, c'è prima questo. Ah, la canzone, la possiamo fare. Ah no, vabbè, facciamo... Ah no, è qua, perfetto. No, vabbè, andiamo noi. Vediamo qualche altro... Facciamo liberato? Sì. Vedi, sono lui. Mama. Ciao, il Bar Imperio ci saluta, ciao. Ciao Pietro. Ciao Loretta! Ciao Rosita! Rosita! Come stai Rosita? Natalino Muriata, ti abbiamo nominato! Sì Natalino, sei stato nominato e salutato! Ti abbiamo nominato perché abbiamo detto che hai vinto il contest del paninone quello grande! Enrico! Ciao Yuri! Mio figlio è un DJ. Allora noi abbiamo fatto partire qua in radio
una sorta di programma che va in onda il sabato sera alle 9 per far conoscere i DJ, i ragazzi comunque emergenti, in modo da far sì che vengano conosciuti nella zona. Quindi se vuole può lasciare il numero e la contatteremo noi. Entri tu? Dici qualcosa? Io mamma mia, Eminem. Era Eminem, spacca, eh? Eminem mi ricorda quando io ero più piccolino. Anche a me, adolescenza. Quando facevo break dance. Veramente? Sì. No, ragazzi, credo che... Facevo breakdance e ascoltavo Eminem praticamente dalla mattina alla sera. Era il mio idolo. Allora, la radio serve pure per farvi immaginare. Quindi immaginate in questo momento Federico Bonomo che fa breakdance a terra, gira, che fa la trottola. Giro? Che faccio la trottola? Sì, ho ballato un sacco di tempo, quasi 6 anni. Non ho capito, ma ha fatto tutto. Ha fatto tutto. Sì, ho fatto tutto. Ero illegale. E immorale. Ero illegale, quando ero più piccolino ero un po' illegale. Cercavo di fare le cose illegali, però poi insomma non ci riuscivo. Ritornavo. Fondamentalmente sono buono. Sì. Sì, credeteci pure che tanto non è così. Che devi dire? Allora, ritorniamo. Ora facciamo, diciamo, il momento serietà. Abbiamo un momento serietà. Momento serietà di allora. Samuele Cannizzaro. I 100 secondi di Samuele Cannizzaro. Allora, abbiamo parlato quindi di illegalità e legalità, di civiltà e inciviltà. Allora, una cosa molto importante, abbiamo scherzato molto, Federico ci ha raccontato qualche spunto, qualcosa così, però in realtà ci sono tante cose nel mondo che magari qua sono cose normali, che a noi sembrano normali, sembrano legali a tutti gli effetti civili, mentre invece in altre parti del mondo ancora oggi ci sono delle cose che non vanno bene, che vengono considerate legali là, ma sono illegali. Illegalissime. Come la vendita dei bambini. Come la vendita degli schiavi, come la vendita degli organi. Sono cose bruttissime che addirittura in Iran e nel Medio Oriente è stato vietato la diffusione della cultura occidentale. Ovvero la cultura viene considerata una cultura depravata. Quindi là non qualsiasi cosa che leghi l'ideologia alla cultura occidentale viene punita. Viene punita in modi molto brutti. Quindi è una cosa brutta, una cosa che dobbiamo denunciare perché... È giusto che lo sappiano, perché molte cose sembrano normali, che tutto il mondo è così, invece non è così. Questo qua era un piccolo spiraglio che volevo fare. Ogni tanto il momento serietà di Samuele Cannizzaro ci sta davvero, soprattutto quando si toccano temi importanti. Sì, abbiamo parlato, abbiamo scherzato, però anche qualcosa di vero lo dovevamo dire, qualcosa certo, di serio. Abbiamo detto un sacco di cose vere, sì. Piuttosto un sacco di qualcosa serio ci stava pure. È giusto. Allora sì, intanto parlando di cose serie, c'è Salvo Spadaro che dice fagli fare qualche passo, non ci credo. Per quanto riguarda la break dance, Salvo Spadaro, se mi paghi ti faccio vedere qualche passo. In che senso se mi paghi? Sto attento perché non sappiamo Federico cosa paga, ha detto. Se mi paga glielo faccio vedere qualche passo di break dance, insomma. Va bene. Live, allora, facciamo live. Così, ti diamo l'IBAN di sì, Federico, così fai un bonifico, e poi insomma ci sentiamo. Te lo diamo in privato perché non sappiamo cosa può succedere, sì, se magari tutti vogliono mandare soldi a Federico. Metti che divento milionario e nessuno... Mi do anche il mio, quindi. Allora, torniamo con la musica, abbiamo ascoltato Eminem, adesso abbiamo uno che è molto illegale, perché non si fa vedere. Non si conosce. Non abbiamo capito ancora chi sia, tutta Italia non ha capito chi sia, è liberato con la nuova... Oi Marie. Bellissimo. Ciao ragazzi. Ciao Lori. Ciao Salvador. Ciao Salvador. Allora. Ciao Paolo. Allora, dobbiamo fare una cosa. Ripetiamo la domanda del giorno, che è cosa ti fa più arrabbiare. Rispondete direttamente sui nostri canali social, quindi qua su Facebook tramite un commento, su Instagram nel profilo del nostro Federico Bonomo, potete seguitelo subito, che vi conviene seguirlo perché ha sempre delle frasi, una frase alla settimana, Roma più o meno, però non lo sto lisciando perché più o meno. E poi potete scriverci pure al nostro numero 339 1125 734.
Allora, ve lo dico io, cosa... Salvador, ci ho scritto taglio gratis per tutti e due. Va bene, ti ricordi la mia faccia, Salvador? Verrò a tagliarmi i capelli. Va bene. Allora, Salvador Barbershop, ok. Ti salutiamo, ora ti salutiamo in diretta, facciamo un piccolo saluto. Questo l'abbiamo già regalato. Il premio è stato vinto oggi, quest'oggi, da Andrea... No, il premio di Andrea Giannone è stato vinto da Alessandra. Che Alessandra puoi scegliere pure di... regalarlo a qualcuno, di dividere, condividere con il Navoic, perché si è rimasto un po' male. E vabbè, la prossima. La prossima. Ok. Salvador, ma io non ho capelli. Me li fai crescere? Io pure. Vorrei avere un po' di capelli più lunghi, ma capisco che... Ciao Giulietta! Ho passato l'età. Giulietta, qualche volta ti facciamo una chiamata live, voglio sapere cosa stai facendo, a che punto sei arrivata con la danza. Quindi ti chiameremo in diretta qualche volta. Del momento che era spazio, no? Perché sei sul lercio? Vedi, per una volta che non avevo svelato io, l'ho fatto lui, quindi... Non mi fai preoccupare! Ciao Massimo! Giulia, preparati che ti chiamiamo uno. Salvo te l'ho scritto, tranquillo, facciamo tutto noi, pure i massaggi abbiamo, quindi... Ma i massaggi mi fanno crescere i capelli? Questo dobbiamo andare per forza. Questo dobbiamo andare per forza. No, questo lo voglio dare tu. No? Ciao Saro! Bene Carmela! Saluti! Diciamo cosa ci dà la farra bianca. Cosa ci fa arrabbiare? Ora siamo ritornati con la domanda che abbiamo fatto a voi prima. Con la domanda del giorno. Con la domanda del giorno. Cosa ci fa più arrabbiare? Cosa ti fa? Eh? A cosa mi fa arrabbiare? Rispondo io. Hai visto? Ah, attenzione, c'è pure la sigla, attenzione, ragazzi. Non si scherza. Ci siamo preparati anche sì, per questo. Sì. Allora, cosa mi fa arrabbiare? Sinceramente, mi fa arrabbiare quando la gente mi richiama insistentemente, no? E non insiste con le chiamate. Sì, ma allo stesso tempo, quando non mi prende il telefono, giusto, che magari non c'è campo, appena c'è campo, chiamo e la stessa persona che mi ha richiamato non mi risponde. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare, è una cosa della vita quotidiana. Paradosso della vita, questo. Sì, un paradosso della vita che mi dà fastidio, capito? Mi fa arrabbiare. Che ti fa arrabbiare. Sì, 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 sì. Comunque probabilmente insistono perché tu non rispondi mai al telefono, te lo sei mai chiesto. Ma se sono sempre al telefono, mi accusano. Potrebbe essere questa cosa qua. Allora, io invece, legandomi a questa cosa qua, posso dirti che mi dà un sacco di fastidio, e questa cosa io la dirò fino alla morte. Ok. Chi ha tolto le spunte blu su WhatsApp? Cioè, io odio chi ha tolto le spunte. Perché? Io l'ho fatto. Perché? Ti posso dare una motivazione? Mi dai una motivazione, vai. Perché magari non potevo rispondere tutto il tempo ai messaggi, giusto? Perché non ho il tempo. Sì, ma puoi scrivere semplicemente ti richiamo fra 10 minuti. Aspetta, ti scrivo. No, non è così, apro il cellulare, giusto? Magari un secondo, perché sono in riunione, perché sto facendo qualcosa, perché sto facendo il programma tipo adesso. Mi vedono online e mi dicono: ah, tu eri online, perché non mi hai risposto? Non mi parlare più, non mi cercare più. Invece praticamente così, togliendo le spunte blu, così non mi vedono, non sanno lo sto facendo perché magari sono impegnato. Mi collego e mi riscollego, sono sempre blu, sono sempre non blu. Quindi funziona, capito? È una cosa che fa... Quindi, rispondo. Praticamente, quindi chi toglie le spunte blu da WhatsApp è perché si vuole nascondere? No, perché si vuole nascondere, perché non ha il tempo,
giusto, di rispondere. In questo caso non vuole fare offendere nessuno. Allora, lanciamo un sondaggio e poi salutiamo. Togliete, cioè mettete, rimettete tutti le spunte blu su WhatsApp, perché è irrispettoso per chi vi scrive. Ok, vabbè, lo rifarò. Un'ultima cosa e poi salutiamo. Ho una notizia. Vai, lancia la notizia. Una notizia un po' estiva. C'è stata in pratica in questi giorni la segnazione della bandiera blu. E in pratica una storica pozzanghera di Roma ha ottenuto la bandiera blu. La bandiera blu. Sì, guarda, se vengono a Modica la danno ovunque la bandiera blu, perché è piena di fossi in italiano. Piene di acqua, quindi insomma un sacco di bandiere blu anche per Modica. Allora salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Salutiamo Luca Basile, che è stato in regia come sempre, ci accompagna sempre. Salutiamo il nostro Alessandro, che ci ha abbandonato. Che ci ha abbandonato, magari ha trovato fidanzata e insomma si è andato in America. E forse così, liberamente camminare in topless. Vi salutiamo. Mercoledì prossimo. Alessandro ha vinto il buono da Andrea Giannone. Ci rivediamo la settimana prossima con tante cose belle. Ciao. Ciao ragazzi. Un abbraccio a tutti, un bacio. E a presto, a mercoledì prossimo.